con me è Mario, presidente dell'associazione Arte Continua, nonché fondatore di una storica galleria che si racconta da sé con una meravigliosa parabola ascendente che parte da proprio dal nulla, insomma, una storia che nasce in un garage, come tantissimi dei più bei progetti a livello mondiale. Abbiamo avuto fortuna, perché a volte nei garage ci si rimane. Noi invece, appunto, con l'ape che avevamo, siamo usciti dal garage, ci siamo avviati un po' in giro per il mondo. Prima abbiamo cercato di far crescere, diciamo, nel territorio attraverso l'associazione culturale dei progetti che hanno tentato di continuare l'arte che, diciamo, è custodita in queste piccole città. Nel mondo della moda spesso capita che alcune collezioni vengano pensate per uno specifico mercato. Altre collezioni invece, in maniera del tutto inaspettata, vengono amate da tutto il mondo. Nell'arte è la stessa cosa. Cioè, diciamo così, il motivo per cui siamo andati, prima abbiamo chiamato gli artisti da noi perché appunto volevamo che si confrontassero con quella che è stata l'origine della modernità, cioè il Rinascimento, appunto la Toscana e le Fiandre sono stati i paesi che hanno generato il tempo moderno. E poi abbiamo cercato di capire se questo era vero anche per le altre parti del pianeta. Gioele, ti chiamo solo Gioele perché so che sei giovanissimo e innanzi così dicono, beh, vero, no? Insomma, protagonista, diciamo, di uno dei progetti senz'altro più innovativi, più sperimentali che vediamo qua a questa edizione. E altra cosa assolutamente innovativa, un nome italiano che finalmente riesce a stringere questo sodalizio artistico con una delle più storiche maison francesi di Champagne, insomma, non è cosa da tutti i giorni. No, sono contento infatti di essere un italiano qui a MiArt a proporre finalmente, insomma, un po' il nostro punto di vista. Devo dire che il brand mi ha lasciato libertà totale, quindi sono molto contento e spero che il connubio tra loro e me sia di successo. Mi dichiaro artista digitale, quindi sono tutte delle stampe su tela, io poi lavoro con delle vernici e quindi è tutto un lavoro digitale. Sono orizzonti questi, giusto Gioele, che sì, tu hai nominato? La nostra si chiama Orizzonti Alterati. E sono tutte delle finestre su dei mondi, su delle visioni un po' fisici, non fisici, mentali che abbiamo. Good afternoon, Monica, and thank you so much for this interview. Please tell us something about your history, the history of your galleries, and the artists that you have represent in these years, with a strong connection with the fashion system and with the fashion world too. Hello. I opened my gallery in the Corso Como area in Milano, about in the same period when Sozzani opened Corso Como 10. So I'm very nearby in via Vigano. And at the time the area was still quite rough, but then in that moment it started to develop and become always more fashionable as it is now. Rising deep inside of feel the tension. This is Barbara Probst. She's a German artist who works lives and works in New York, and her works are always composed by at least two photographs that are taken simultaneously in the same place. So you see this place in New York. You see the model from close up and then you see her from high up at the same time.
And this is a series she did for the magazine. It's an editorial she did for Wallpaper, so it's a group of always double photographs with models walking in the street in New York. Angela Missoni, what a great pleasure for me to meet you here in this amazing situation of art, of fashion, of joyful, we can say, with this beautiful stand full of colors, full of shapes, full of new ideas and new concepts. Yeah, we're lucky that we met here. Which is the stand we can see actually here in the back, the art of a great artist that I work with also. I did the work with him in New York for his series that used to be called Surface Conversions, and I love him very much, and so we were here, and it's very special days today. And this weekend for Milan is the art fair, basically. Not basically, really, for Milan, and it's very exciting. And I just realized that they did a very good fair, and at the entrance, as soon as you enter, you have all the young galleries with the youngest proposal artists. Gallery when in the 2015, and so now are 7 years, and the gallery is called Ribo, and we work only with international, emerging and mid-career artists from abroad, because we work with some Italian artists but with a lot of international artists. The idea of the gallery is to bring in Milan some artists from other countries, especially from Europe and sometimes from USA. For example, this is a German artist. The name is Marco Reichart. Is it something similar to street art? Not exactly. What is exactly? It's something contemporary, because it is part of the digital art. Paint, it's been this his process is between traditional paint and digital paint. Good evening, Federico, thank you so much for the hospitality in your beautiful space, and welcome also to the artist. Thank you for being here thank with you. Us. So what can you tell us about the work and the job of your gallery, in particular concerning the research of artists, of talent all over the world? I'm gonna say a few things. The first thing, I'm gonna talk about the fair. The fair is amazing. After 2 years that almost Milan was torn off, finally the fair wake up. I mean, you can see a lot of energy, a lot of good booth, a lot of good art. You can feel that there is something happening in the city with this art fair that is near. And I tell you, Jack, I want that Cadillac. Give me that Cadillac. What's that Cadillac? Usually we speak about fashion, because we are a fashion channel. Do you believe in the link in the connection between the world of fashion and the world of art, in this kind of contamination? Because the fashion system is looking for this kind of contamination with the world of art. Absolutely. As a different kind of expression. Yeah, absolutely. I love the openness that art could have
towards fashion, toward architecture, literature. And then when it comes to fashion, I think we are very, very close. I feel like we are getting closer and closer. Especially if you see, I'm particularly attracted by Demna Vassalia and all these the strategies and the, also the sort of a political awareness that he's bringing to the fashion world. Facciamo ora il punto, il point of the situation con Chiara Guidi, un critico d'arte che senz'altro ha in poche ore individuato molto bene quelli che sono, quello che è il trend nel mercato, nel mondo dell'arte e anche l'impatto e l'influenza che l'attuale situazione socio-economica, sanitaria, definiamola così, l'impatto che ha avuto nel mondo dell'arte e nella creatività che poi è insomma lo spirito, l'animo dell'arte. Certo, sì, innanzitutto già il fatto che siamo qui a parlarne lo trovo un momento molto importante sia per Milano perché finalmente siamo tornati e sia per la situazione del mercato internazionale che finalmente una città come Milano si merita. Infatti qua la cosa che ho riscontrato, ci sono tantissimi inediti e tutte opere 2021 o 2022 e quindi questa è una grande forza e una grande forma per poter ricongiungersi a quello che in questi due anni ci siamo perduti, perché tutto la nostra conoscenza era digitalizzata, veniva tramite uno schermo e finalmente siamo potuti rientrare a vivere l'arte contemporanea da vicino e abbiamo visto che anche con alcune opere come quella di Francis Alice nella Galleria di Zurigo, anche se è del 2011, però sul suo progetto dell'Afghanistan è di un'attualità ancora fortissima, o come il lavoro di Franklin Evans, che poi lo vedremo poi al Maxi quando aprirà nei primi di maggio, ci fa respirare un'aria di avanguardia e di anteprima e questo non ci può altro che far bene. Anche perché forse le più grandi avanguardie e anche i più grandi pensieri rivoluzionari dal punto di vista artistico sono nati proprio in un momento di estrema difficoltà come esatto. Quello che il nostro paese ha attraversato. Brava, sì sì, mi sembra una cosa perfetta, un'analisi corretta, proprio perché queste privazioni, queste lontananze hanno accresciuto la voglia di esprimersi anche con nuovi, non solo linguaggi, c'è stato un recupero dei linguaggi classici, dei materiali nobili, ma tutti completamente rinnovati. Thank you.